Devo dirvi qual è la prospettiva in cui mi metto stasera nell'affrontare questo argomento che, detto con parola piuttosto grande, ma secondo me adeguata alla realtà, attraverso la famiglia si deve confrontare con quello che noi chiamiamo, con un termine più generale, si deve confrontare con delle civiltà. Dentro il discorso della famiglia, specialmente magari in certi momenti critici, può darsi che il nostro sia uno di questi, si gioca bene o male sotto forma quasi di una cellula per il tessuto complessivo, la società. Come dire che intorno a come la famiglia si struttura, come riesce a strutturarsi, come riesce a essere famiglia e quale famiglia, viene fuori anche uno sguardo su come intendiamo complessivamente l'universo del mondo in cui viviamo. Che cosa conta in questo universo, che cosa invece è precario, che cosa è problematico, che cosa fa soffrire e che cosa invece è motivo di grande speranza, di grande prospettiva. Questa sera mi metto proprio nella lettura di ciò che si può dire, di ciò che dirò pochissimo evidentemente, del molto che si potrebbe, sulla famiglia, però tenendo sempre lo specchio di paragone di civiltà. E lo vorrei fare anche con un inizio che dà per scontato che le civiltà che si giocano sulla famiglia oggi, le civiltà che si giocano sulla famiglia sono non omogenee. Si potrebbe quasi dire, se non fa paura la cosa, che ci troviamo di fronte proprio sulla famiglia a scontri di civiltà. Se il mondo ha una relazione che è diventata tendenzialmente, come si suole dire ormai, globale, ci sono visioni di civiltà diverse sulla famiglia nel mondo, che proprio per la interazione che si è andata accentuando nell'ultimo più recente periodo si può configurare anche per certi versi come scontro di civiltà e, perché no, anche come confronto di civiltà e, perché no, anche come sussidio reciproco, interazione di civiltà. Provo a dirvi sulla famiglia una specie di motto, se non fosse molto di più, che è largamente dominante in gran parte del mondo. Quando in larga parte del mondo, poi se qualcuno è interessato possiamo anche vedere quali, si pensa alla famiglia, la si pensa attraverso questa definizione lapidaria: prima c'è la famiglia e poi c'è l'amore. Momento di suspense, eh? Prima c'è la famiglia e poi c'è l'amore, che non vuol dire, a meno che non sia distortamente gestito e pensato, non vuol dire che la famiglia fa a meno dell'amore, ma si vuole dire, quando è ben pensato in queste civiltà, naturalmente poi ripeto, può essere anche mal pensato e mal gestito, si vuol dire che perché ci sia l'amore bisogna che ci sia qualcosa che lo regge. E la famiglia è concepita come il sostegno e il fondamento da cui può scaturire l'amore. Esempio palese, corrente, magari di alcuni di quelli che noi incontriamo, di questi tipi di civiltà, nei nostri luoghi multiculturali della nostra stessa Torino. Supponiamo, ma non è una supposizione perché è un dato, che un amico mio mi comunichi che si deve sposare, è di una certa civiltà. Dopo mi dice che si è in qualche modo ormai tutto organizzato perché questo sposalizio avvenga. Gli chiedo chi è e dove sarà la persona che lui sposa, e lui mi dice una città lontanissima. E io gli dico: scusa, ma tu vai a sposare, e dov'è che l'hai conosciuta questa persona? E lui mi dice: ma vuoi che non abbiano scelto i miei genitori la persona più giusta perché ci si possa sposare? Dico: ma tu non la conosci, come sarei sicuro di amarla? Poi vedremo.
Questa persona sarebbe stata in seria difficoltà se si fossero invertiti i termini del problema. Se per potersi sposare occorreva prima l'innamoramento, l'amore, la scelta personale, la scelta individuale, la decisione e infine la promessa. In quell'altra parte del mondo, che siamo noi in larga misura, non tutti, ma che siamo noi in larga misura, è l'amore che fonda la famiglia. L'amore tra due persone che si conoscono personalmente, che si crea la famiglia. È su quella base. Guarda, questi sono polarmente alcuni dei punti di incontro, confronto, scontro di civiltà oggi in atto nel mondo sulla famiglia. Polarizzando il tutto si potrebbe dire che la famiglia regge l'amore e l'amore regge la famiglia. Se noi fossimo dei Salomoni della storia, potremmo concludere che il meglio è la combinata dei due. Ma questa è una soluzione troppo salomonica. Il problema delicato è che quando le civiltà si impostano in una certa direzione, tendenzialmente giocano con fuoco proprio nella direzione che scelgono. Cioè, le civiltà che scelgono il matrimonio come fondamento di qualunque altro tipo di rapporto, scelgono non il matrimonio, la famiglia come punto di riferimento, come altri valori, quegli altri valori saranno dipendenti e secondari. Le civiltà che scelgono invece come prioritario l'amore, l'individua scelta per la famiglia, tendenzialmente riterranno che la famiglia è qualcosa che dipende e quindi secondario rispetto a ciò che invece è il costitutivo. Può darsi che il futuro del pianeta Terra sia tale per cui queste due componenti, che tra di loro sono polarizzate, può darsi che il futuro riservi delle interazioni e delle mutue fecondazioni. Sarebbe veramente da augurarsi questo, perché mi pare di capire che all'interno dell'una e dell'altra civiltà ci sono dei punti interrogativi anche, non ci sono solo delle convinzioni. Ci sono anche dei punti interrogativi su se stessi, quando appunto avviene un confronto di civiltà. Quindi si può dire che la civiltà che pone la famiglia come fondamento e poi in seguito la relazione e l'amore, ritenendo che prima la famiglia sta per reggere l'amore, altrimenti l'amore da solo non sta, può essere addirittura, come di fatto avviene, lo si può riscontrare, lo riscontro io quando mi capita, può avvertire il fascino della civiltà in cui invece c'è l'amore che ha un ruolo preminente. Ma è anche rovesciata la cosa. La civiltà che ha fondato tutto sulla scelta personale e l'amore può scoprire in questo una precarietà tale per cui è alla ricerca di qualche altro fondamento che non sia solo la questione della scelta personale e dell'amore che sappia reggere da solo una realtà così possente come la famiglia. Naturalmente ragionando, siamo nel nostro mondo in questo caso, ragionando su questo campo ci sarebbero infinite osservazioni da fare su quali sono i punti di avvertenza, magari stimolati dalla presenza di quell'altro modello che ci è vicino, che ci accosta sempre di più con i nuovi ingressi di culture diverse dalla nostra. Ci si potrebbe anche chiedere quali sono le ragioni degli interrogativi. Io le lascio per un momento sospese, ma sarebbe interessante rilevarle, mettere in evidenza. Io ritengo che ci siano veramente nel nostro tipo di civiltà, non parlo degli interrogativi che nascono in quell'altra, ma nella nostra civiltà mi pare che ci siano dei momenti in cui stiamo riflettendo su quel che si chiama oggi il discorso dei fondamenti. Perché? Perché ci sono dei problemi. Andiamo avanti, continuiamo ad andare avanti in questi confronti sulla famiglia che vengono destati
Un altro punto di riferimento fondamentale, generalmente si può dire che il modello che io ho adombrato, polarizzato tra uno e due siamo noi, rimane un po' sostanzialmente il grande, la grande demarcazione. Quel che dico di qui in seguito si può facilmente collocare qui e là esattamente come prima. Ma un altro punto di riferimento per la famiglia che evoca discorsi di civiltà, in cui la famiglia si gioca e in cui la civiltà si gioca nella famiglia, è ad esempio quello che potrebbe andare sotto il nome dell'ordine che regna nella famiglia. Esiste un ordine nella famiglia, quale ordine c'è? La società è strutturata, la famiglia è una piccola società. Che ordine c'è nella società? Nel modello precedente, tendenzialmente, ma non sempre, tendenzialmente l'ordine è gerarchico. O meglio, e questa è una variante importante di alcune civiltà, ciascuno stia al suo posto, anche nella famiglia. Ci sono compiti specifici, ciascuno stia al suo posto. La donna, l'uomo, il figlio, il padre, la madre. Ciascuno ha ruoli che sono definiti. Altrimenti famiglia non c'è, pensa questo primo modello. Se non c'è questo, non c'è famiglia. Tendenzialmente questa concezione si accompagna, ma non sempre, ripeto, si accompagna con l'idea di gerarchia. C'è qualcuno che comanda. Qualcuno che fa da punto di riferimento sotto la voce della guida, la leadership all'interno della cellula familiare. Nel modello 2, siamo noi qui dentro, a partire da appena 250 anni, per le élite prima e poi dopo la seconda guerra mondiale, per tutti, più o meno, è valso il principio che ciò che regge la famiglia è la parità. L'uguaglianza. Non esiste gerarchia, esiste parità. Nel primo modello, vettore di valori all'interno della famiglia è certamente l'ubbidienza e la dipendenza. Ma quella dipendenza ci arrivo poi dopo, ma si potrebbe già trattare qui. È che viene concepito come funzionale e necessario alla famiglia una dipendenza. Nel secondo modello, l'indipendenza. Ciascuno, in questo caso, è innanzitutto se stesso. Innanzitutto se stesso. Da questo si potrebbero di nuovo fare, come per il primo approccio che ho detto, si potrebbero fare delle incursioni dentro le nostre famiglie, le famiglie di queste altre civiltà, a vedere come, che tipo di famiglia viene fuori quando, quando c'è, ad esempio, prevalente il concetto che si fa famiglia quando c'è qualcuno che comanda e qualcuno che dipende, che ha una deve dipendere. Questo tipo di famiglia, mettendolo sul piano adesso valoriale positivo, è un tipo di famiglia in cui non costa, anzi è principio educativo, il servizio, la disponibilità. Quando è gestito bene questo tipo di famiglia, voi notate il modo con cui si sta a tavola in una famiglia. Non c'è distrazione di nessuno. Non, ciascuno non va per i fatti suoi. E meno che meno c'è la televisione accesa. Mettendolo sul piano adesso così positivo. Poi non c'è mai sgarro rispetto a chi è sopra di te.
Devo dirvi che da questo punto di vista la disinvoltura con cui ci si rapporta pariteticamente all'interno delle famiglie del modello evidentemente 2, che è il nostro, è agli occhi di alcune di queste civiltà assolutamente scandalosa. Non ci si fa idea in Occidente di quanto sia mettere a disagio una persona, a tavola, stiamo di nuovo a tavola, no? Una persona che venga da questi mondi vedendo come ci si scorrazza nei rapporti della famiglia occidentale. È una cosa che fa ribollire, fa non digerire certe volte il modo con cui ci si rapporta con magari prendendo, poi interrompendo uno che parla, poi insomma, eccetera. Oppure anche qualche volta, ma queste sono le patologie, insolentendo liberamente rispetto alle persone. La mancanza di rispetto a chi è ha un compito superiore al tuo, è infamante in molte civiltà, infamante. Invece nel nostro tipo di civiltà questo non pregiudica la relazione, ma la crea problemi. Andando avanti sempre in questi blocchi polarizzati, io prenderei un altro punto di riferimento. Il ruolo dell'individuo all'interno della famiglia. Il modello precedente, quello che abbiamo visto, l'individuo è secondario rispetto alla famiglia. Notate che questo però è recepito anche nella riforma del codice civile italiano, ma è difficile, sapete, pronunciarlo. È difficile pronunciarlo quando si leggono gli articoli del codice civile. Durante la funzione del matrimonio, sapete, chi si sposa anche in chiesa, poi tanto più chi si sposa in comune, sempre solo quelli, alla fine in chiesa si è obbligati a leggere gli articoli del codice civile. C'è un passaggio in un articolo che dice che bisogna fare riparare le scelte rispettando eccetera 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 e i valori prioritari della famiglia stessa. Quell'affermazione è la presenza evidentemente di un fattore altamente tradizionale che è parte precipua di quel modello 1 che stavo analizzando adesso, perché gli interessi della famiglia sono superiori agli interessi dell'individuo. Questo è sottolineato a volte anche dalle lingue, ad esempio le lingue semitiche e anche le lingue slave. Quando voi sentite i nomi slavi che finiscono in vic, quello vuol dire, la forma arcaica, che vuol dire figlio di. O quando sentite abd in lingue semitiche, vuol dire figlio di. Da noi è rimasto questo con il passaggio del cognome. Il passaggio del cognome indica la preminenza familiare di un riferimento identitario. Sì. Mentre invece nella famiglia modello 2, non è infrequente che si verifichi questo fenomeno, che la realizzazione del soggetto è condizione per accettare la famiglia. Io accetto di fare famiglia se c'è la clausola previa che io devo avere uno spazio mio individuale e questo deve essere garantito, altrimenti la famiglia può anche saltare. Lo dico brutalmente, prendendolo nel termine un po' sbrigativo. Ma non è sbrigativo nel senso che è però tendenziale. Uno può sentire nella civiltà di tipo U2, può sentire che la famiglia non ha più senso se non realizza se stesso in questo tipo di modo, perché la scommessa sulla famiglia è subordinata alla realizzazione di se stesso, è preminente rispetto alla realizzazione
della famiglia. Anzi, la realizzazione della famiglia può essere avvertita come una sorta di ostacolo qualche volta. Oppure, se è avvertito come ostacolo, salta la famiglia. Naturalmente questo può essere poi gestito sotto la voce, non più ragionando sull'individuo, ma può essere gestito attraverso quella parola che è così fondamentale per la civiltà numero due, che siamo sostanzialmente noi, sul tema della libertà. Una delle espressioni dell'affermazione dell'individuo è la libertà. E o io mi sento libero, ma il fatto di dover... mentre invece nel tipo di civiltà numero uno c'è l'abitudine alla dipendenza. L'asse portante è la dipendenza. L'asse portante del numero due è la libertà. La scommessa che l'Occidente ha fatto è che la libertà era l'orizzonte della dipendenza, cioè il futuro della dipendenza. Devo però dire che nel congresso dei confronti tra le civiltà la scommessa è aperta, non è assolutamente vinta. Cioè, oggi c'è una sfida della dipendenza rispetto alla libertà a livello internazionale. Questo prende il nome nei congressi, nei dibattiti che si fanno in giro per il mondo, prende il nome solenne della rivincita del familismo rispetto all'individualismo e alla libertà. E qualche volta ciò assume anche i toni polemici. E vista la visione occidentale complessivamente, quel 2-2-2 che ho detto prima, è vista come nemica, come qualcosa di che è male per l'umanità, non è un bene. Da chi è vista? Cioè, dalla coloro che fanno parte del mondo, dalla numero uno. Scusatemi se dico una cosa che può sembrare abusiva, ma la dico per eccesso di sottolineatura, ribadisco, per eccesso di sottolineatura. La potenza d'attrazione che l'ISIS ha si gioca anche su queste cose, sull'odio motivato. Ho dato l'idea? Mi dispiace di doverlo dire, questo in un ambiente in cui capitano cose che sono tremende, ma per dare l'idea della potenza d'urto che questa cosa ha, cioè dovessi dire che uno dei sensi del discorso che sto cercando di fare, che è così non facile da fare, ma forse siamo agevolati oggi perché abbiamo qualcosa che ci viene sbattuto in faccia, per cui ci stiamo riscuotendo dalla, diciamo così, dalla auto-identificazione dell'Occidente con il mondo. E invece ci stiamo accorgendo di essere guardati da fuori. E questo è un periodo molto interessante, anche per la famiglia, è molto interessante. La nostra ovvietà è bene che sia discussa. Con questo non vuol dire che nel numero due non ci siano delle cose straordinarie, ma non è detto che tutto ciò che viene realizzato attorno al numero due sia da ingoiarsi dall'umanità come una cosa ovvia. Non lo è. E devo anche dire che non lo è neanche per noi. A questo punto possiamo seguire una lettera che mi è arrivata in questi giorni, in cui, con tutto un altro tipo di stile e di preoccupazione, dentro la nostra civiltà una persona ragiona così, sul nostro mondo, sul numero di persone. Ma vado via anch'io di qua, così si vede direttamente solo il testo.
Seguiamo questa lettera, io l'ho semplificata perché c'erano alcuni riferimenti anche personali che dovevano essere tolti. Dunque, è una persona che ragiona all'interno del numero 2. No? La prima delle due. La prima, sì. Poi dopo vi faccio anche seguire, quindi ci sono due documenti senza che io intervenga, vi faccio seguire la premessa che io ho fatto ad un saggio che mi hanno richiesto su come è vista l'omosessualità in altre culture. Cosa c'entra con la famiglia? C'entra per le ragioni che dicevo prima, cioè per il modo complessivo con cui si stabiliscono i rapporti nel nostro Occidente. È la premessa che io ho elaborato in 8-9 punti che poi voi vedrete. Alcune delle cose che ho detto prima in una forma esemplare per la famiglia si leggono di riflesso dentro il modo con cui si legge la omosessualità. Direi non c'è bisogno, casomai qualcuno la legga forte così ci aiuta anche per chi non avesse gli occhiali. Qualcuno vuol leggerla forte? Si sente. Ragionando di famiglia al presente e possibilmente al futuro. In una famiglia tradizionale le funzioni fondanti sono assolte in modo naturale dai parenti e dalla comunità. Nella società occidentale di oggi questo appoggio nella maggior parte dei casi manca. La mia personale opinione è che oggi sia necessario puntare sulla ricostruzione di una rete che svolga tra gli altri due grandi compiti, ovvero quello del contenere ansie, dubbi e paure e del sostenere nella ricerca di significato e dunque nell'educazione dei figli. Ci troviamo in un momento particolare in cui l'identità stessa della famiglia è incerta. I cambiamenti storico-culturali e sociali sono avvenuti troppo in fretta ed ancora la famiglia non ha trovato il modo di integrarli nel proprio sistema di significati. Siamo nel tempo dei tanti, troppi stimoli in ogni campo che creano confusione e indeterminatezza, mancanza di un centro e relativizzazione di mete e significati, una indeterminatezza delle differenze di genere. È un fenomeno che si sta sviluppando nella società in generale e nella famiglia in particolare, anche questo connesso ai mutamenti sociali, economici e dei mezzi di comunicazione. Si assiste ad un mutamento, ovviamente non parlo in modo assoluto, ma di tendenza, nell'immagine del femminile da caratteristiche di accoglienza, tenerezza, empatia, a un'immagine di donna autocentrata, individualista e direttiva. L'uomo, da detentore della norma e dell'autorità paterna, diviene invece instabile, centrato sulle emozioni e insicuro. Anche volendo astenersi dal dare giudizi di valore, da un punto di vista puramente psicologico, questo cambiamento è avvenuto in tempi evolutivamente troppo brevi e ciò non può che produrre instabilità individuale dal momento che non corrisponde all'archetipo di maschio e femmine di cui tutti noi siamo portatori. Instabilità individuale ma anche familiare. Una tendenza. Ovviamente esistono molte famiglie che si trovano ad un buon livello di funzionamento. Di conseguenza, all'interno della famiglia, nel rapporto con i figli, vengono a mancare le funzioni materna e paterna di base, laddove con funzione materna si intende accoglienza, accudimento, elaborazione emotiva, comunicazione affettiva. Con funzione paterna, invece, si intende spinta all'autonomia, all'accettazione del limite e della norma, contenimento pulsionale, adattamento al reale. Per poter crescere sano e sviluppare una personalità armonica, il bambino ha bisogno di un'alternanza di funzioni materne e paterne. La famiglia è il primo luogo di relazione
il posto in cui l'individuo sviluppa la prima capacità di relazionarsi con il mondo esterno, con l'altro da sé. Crescere in una famiglia in cui mancano questi riferimenti relazionali è difficile, ed ancora di più lo è se i genitori si concentrano, come purtroppo si registra sempre più spesso, sulla soddisfazione immediata del bisogno, sull'evitare la frustrazione per compensare alla mancanza di tempo o per avere un'immagine di sé, di genitore, all'altezza che non fa mancare nulla. La tendenza dei giovani genitori è quella di deviare sul soddisfacimento dei bisogni indotti. L'ultimo giocattolo, il vestito firmato, il corso di lingue o lo sport più alla moda, faticando invece nel riconoscere i bisogni di base di riconoscimento, contenimento, rispecchiamento, apertura all'altro da sé. Non è questione di colpevolizzare i genitori, i quali faticano sinceramente ad orientarsi e comprendere il loro ruolo. È comunque indispensabile non nascondere le conseguenze di questa modalità educativa, ovvero la crescita di bambini e ragazzi centrati su se stessi e sul soddisfacimento immediato dei bisogni, che spesso non sanno tollerare la frustrazione. Questa mentalità è base fertile per il nichilismo e il consumismo oggi imperanti, senza contare che sul piano del benessere psicosociale questi non sono buoni presupposti per una vita armonica e felice, ma facilmente fonte di disturbi che effettivamente oggi dilagano e che i colleghi dichiarano di trovarsi sempre più spesso a dover gestire, come ansia, angoscia, attacchi di panico e depressione. L'intervento possibile è senza dubbio complesso, ma esistono molte potenzialità, soprattutto nel promuovere un'integrazione tra i modelli del passato e la necessità di nuove modalità per far fronte ai bisogni del presente, aiutando le famiglie nell'adattarsi dinamicamente alle nuove sfide. Senza interruzioni di continuità, sentiamo anche leggiamo anche il secondo testo, perché crea questo sfondo che io ho stigmatizzato prima in quattro confronti. Vediamo. Le religioni non cristiane rispetto all'omosessualità. Uno scrittore contemporaneo riferisce il seguente dialogo immaginario tra un indù e un occidentale, quasi una premessa per gli interrogativi e anche, in qualche misura, per i tentativi di risposta sull'argomento. Voi occidentali, dice l'indiano a un suo compagno di viaggio occidentale che si tuffa in una pozza d'acqua nel deserto per rinfrescarsi, non capite il significato sacro dell'acqua e la utilizzate solo per giocarci? Voi indiani, risponde l'occidentale, conferite ad ogni elemento naturale un carattere sacro e vi private del suo piacere. È vero, rispondono entrambi perplessi e inappagati. Il confronto potrebbe comunque svolgersi tra due occidentali, dei quali uno non si riconoscesse e l'altro sì, in alcuni tratti di radicale secolarizzazione dello stesso loro mondo, o tra un indù fermamente legato alla propria tradizione millenaria e un suo contemporaneo ormai in presa di distanza. C'è una parte del nostro pianeta che volta le spalle ad ogni tradizione. Ma è difficile dire se costituisca la maggioranza, ancor più difficile prevederne il futuro. Tutto ciò come premessa per evidenziare alcune cautele preliminari sulle modalità dei rapporti che oggi si intrecciano, sia tra appartenenti a diverse religioni, sia tra sensibilità diverse all'interno di ciascuna, per molti aspetti anche intorno all'omosessualità. A. Non esistono scontate e universalmente ovvie distinzioni tra sfera religiosa e sfera culturale. Sono spesso naturalmente strettamente interconnesse. Distinguerle è un'operazione mentale e culturale
che appare ovvio soprattutto nella cultura occidentale. Non è da presupporre altrove. B. Per dire, in molti punti del pianeta Terra non esiste neppure l'equivalente della parola e del concetto che va sotto il nome di religione, come qui in Occidente si è venuta distinguendo concettualmente, socialmente, politicamente e persino di recente spiritualmente. C. Questa osservazione vale certo anche al contrario. Parole di altre culture non trovano equivalenza precisa in quella occidentale. Però, nelle questioni che si sollevano intorno all'omosessualità, l'iniziativa culturale e sociale di riferimento è l'Occidente. D. Nessuna epoca e nessuna cultura prima di quella occidentale, infatti, pose la questione dell'omosessualità con l'articolazione e la rilevanza dell'epoca attuale nella sfera pubblica e ideale, in termini di valori e di diritti da rivendicare e proclamare giuridicamente e universalmente. E le modalità in cui essi sono recepiti distingue tuttavia notevolmente non solo le diverse religioni tra loro, ma i diversi continenti e subcontinenti di civiltà, al punto che l'intera questione viene, altrove che in Occidente, talora avvertita come una variante postcoloniale. Si dice e si pensa: l'Occidente, non potendo più conquistare il mondo militarmente ed economicamente, di fatto vorrebbe esercitare almeno una egemonia culturale, nel caso sul modo di intendere la famiglia, la sessualità e la omosessualità. F. Ad eccezione di ciò che avviene nella tradizione cattolica, le altre grandi tradizioni spirituali dell'umanità mancano poi di magistero o di dottrine unificanti e di istituzioni centrali paragonabili. G. Tanto più questo si fa sentire quando sono in gioco frontiere nuove e inedite delle conoscenze e della convivenza sociale. H. Ma anche nel cattolicesimo, peraltro, esistono varie correnti di pensiero teologico ed etico, soprattutto a partire dal Vaticano II. Qualcuno ritiene che proprio sulla questione dell'omosessualità si tratti di un magistero in via di formulazione. Ho voluto fare questa pausa di lettura di testi, no? Per dire come, per dare l'idea di questo sfondo di confronto che oggi è in atto su queste questioni e per rimarcare proprio che, togliamo via questa piramide, spostiamo le piramidi, vediamo un po' da che parte si porta qui, per dire insomma che oggi su queste questioni siamo nello stesso tempo portatori di un percorso che si è venuto sviluppando nell'Occidente, che oggi si trova a doversi confrontare con altre culture, ma mentre fa questo confronto però deve ripensare se stesso anche su come si è andato sviluppando, non dandosi facilmente per scontato e per ovvio. Cioè la famiglia oggi è un punto, secondo me, è un work in progress, cioè è qualche cosa che stiamo riprendendo in mano, che stiamo rivalutando rispetto al cammino che si è fatto, che stiamo cercando di impostare, chiedendoci, ecco, la domanda, la parola che dicevo prima, come i fondamenti, su che cosa fondiamo la famiglia. E allora molte delle cose che sono passate prima secondo il modello 2, oggi, a mio modo di vedere, sono quelle che si pongono con degli interrogativi. Ci può stimolare in questo ciò che ci viene anche dal modello 1. Allora, a questo punto io direi, siccome le cose che sono già venute fuori sono sostanzialmente abbastanza massicce e un po' fatti, diamoci un momento di scambio tra di noi, in base a ciò che si è potuto percepire dell'impostazione, e poi vediamo se riusciamo in qualche modo a prendere in mano il quadro
in osservazione critica e guardare se si può dire qualche direzione per il futuro. Ok? Allora, avete delle cose, delle domande da porre, oppure delle, a prescindere dalle domande, delle osservazioni che vi vengono sollecitate da ciò che ho detto io in partenza e da quei due documenti che riflettono una riflessione a confronto, che si mette a confronto. Adesso che c'è proprio tutta questa questione della legislazione, qui sembra che, cioè nella civiltà 2, chiamiamola così, no? Convivono, diciamo l'influenza della religione, chiaramente la fede del cattolicesimo ovviamente c'è, però anche in campo di laici non cattolici c'è, magari si condivide il pensiero magari di non tanto forse respingere la, diciamo di difendere, come si dice la parola difendere che c'è sempre nelle varie proclamazioni, la famiglia fondata sul matrimonio, però sembra che conviva anche, cioè che convivano queste due visuali che ha fatto lei. Certamente c'è l'influenza della religione cattolica. C'è uno scontro in atto adesso nella nostra, praticamente qui in Italia, diciamo, per problemi legislativi, no? Sì. Però, quindi uno scontro c'è all'interno di un modello, dello stesso modello. Potrei chiedervi per un momento di lasciare da parte ciò che sta avvenendo nella nostra, ma di prenderla su uno sguardo più ampio, come se non fossimo in Italia, ma fossimo in Occidente, in generale. Sì, pardon, dite pure. Certo. Ho preso. Io ho cercato di leggiucchiare qualcosa sulla storia della famiglia, cosa, argomento storicamente molto difficile da mettere insieme, perché tutti ti spiegano che ci sono pochissimi documenti, nel senso che nessuno di noi sa come viveva una famiglia contadina del Settecento, perché non hanno lasciato tracce. Comunque saltano fuori delle cose molto interessanti, e oggi noi nel modello 2 siamo tendenzialmente condizionati ad accettarlo per buono. Cioè ci sembra impossibile che l'idea, i valori forti che hai accennato tu, quello di libertà, di indipendenza, eccetera, eccetera, si possano facilmente mettere in discussione. Mi sembra comunque che il punto di arrivo a cui siamo arrivati in questo cammino, come hai sottolineato, è un cammino che continua ovviamente, sia fortemente condizionato dal modello di famiglia che ci siamo portati appresso, dalla storia della nostra famiglia in Occidente e forse anche dalle difficoltà della nostra famiglia in Occidente. Io sono rimasto molto colpito da un professore di Bologna, di cui non so assolutamente ripetere il nome, che cercando di ricostruire la storia della famiglia in Italia dall'Ottocento in avanti, va a un certo punto va a intervistare delle massaie, delle persone che ancora ricordano la famiglia dell'anteguerra in Emilia Romagna, e chiede a tutte le signore come chiamavano la suocera, se gli davano del lei, del voi, del tu. E più di una gli risponde: ah, io non la chiamavo affatto, non avevano nessun rapporto con la suocera, vivevano in famiglie allargate, come si può dire. Sono rimasto molto colpito da questo fatto. Quindi mi sembra che ci portiamo anche dietro le spalle, questo è un po' il quesito che ti pongo: quanto ha potuto influire la storia della nostra famiglia occidentale, che forse era più simile una volta a quella del modello 1, sul fatto che a un certo punto abbiamo vissuto il presentarsi del modello 2 come un momento di liberazione, di sviluppo, e che quindi oggi riteniamo buono. Grazie. No, interveniamo pure perché siamo in un momento di digestione, se si può dire così, di ciò che è venuto fuori finora. Qualcuno aveva anche chiesto di sì. Mi piacerebbe che venisse più approfondito un aspetto nei due, diciamo, nei due scenari, e cioè il ruolo dei figli.
in quanto come sono percepiti, non so, cioè sono in ambo due casi sono fondamentali. Sì, ma no, basta questa indicazione, cioè porre l'accento adesso, prima di magari andare oltre, su come i figli possono essere delineati il modello 1, modello 2, insomma. Sì, sì, beh, interessante. Poi c'era ancora si parecchia. Sì. Stavo pensando, diciamo nel modello occidentale, che c'è forse non tanta, diciamo, attenzione sugli scontri degli individualismi presenti nella famiglia. Perché se c'è qualcuno che vuole essere preponderante in una famiglia, si scontra, no, con l'altro. Forse noi questo lo tracciamo in un ambito, come dire, pensando ai divorzi, pensando alle separazioni, eccetera. Però non è che questo potrebbe anche procurare anche il cambio genetico nella struttura occidentale di come si pensa la famiglia, di come diventerà la famiglia. E forse questa cosa sta correndo molto e quindi non, forse addirittura non percepita così, no? Data la sua velocità. Questa è la... Sì, ma intendendo, per riuscire a comprendere la portata della cosa, cioè questa... non, togliendo il problema dello scontro traumatico, quello che si produce, che si è, diciamo, sbocca poi in una rottura, il fatto che non ci sia nel modello 2 il principio di autorità, diciamo così, potrebbe essere una ragione per ammorbidire gli scontri. Era questa la lettura? Ho capito bene? No, la lettura sarebbe quella che si riferisce al fatto di una preponderanza di uno rispetto all'altro. Sì. Però che viaggiano molto distanti l'uno dall'altro, cioè quasi si servono come mezzo, diciamo, per andare avanti nel loro obiettivo. Quindi questa situazione provocherebbe magari in uno stato, diciamo, della forma, la separazione, anche il distacco dei figli, dei genitori, in modo magari cruento, eccetera. E magari questo fa sì che c'è un cambio proprio genetico della famiglia, cioè la famiglia che verrà potrebbe essere... Ecco, era questo che non riuscivo a capire, l'ipotesi che veniva fuori, la sì, famiglia che verrà potrebbe essere... La famiglia che verrà potrebbe andare a dei compromessi e dire perché esiste ancora questo, la famiglia, allora la famiglia deve strutturarsi in modo molto più individualistico di prima, di adesso. Molto più individualistico? Sì, sì. Cioè questo è un pensiero, potrebbe essere questo, perché ci manca una diagnosi di questa situazione, cioè non la vediamo così, la vediamo invece in un modo molto, diciamo, esterno, tipo, cioè, facciamo le statistiche sulle separazioni, no? Cioè su questi distacchi che sono comunque catalogabili, eccetera. Dentro però potrebbe esserci una velocità diversa, un modo, diciamo, di confronto che non ha una lettura. Sì? Sì. È molto ampio il terreno su cui il nostro caro relatore ci ha invitato a riflettere. Non ve l'aspettavate una botta così stasera? Aspettavate una cucina più domestica, cioè una ricetta più di... Ma diciamo, padroneggiare tutta questa cosa non è facile. Certo di stare al gioco, non per padroneggiare, insomma, per offrire qualche elemento. Allora, intanto io lascio stare tutta la parte, diciamo, non occidentale. Uno, sono un occidentale italiano, e due, non sono due, insomma, quindi. Parlando, quindi mi ricollego più che altro ad alcuni degli interventi, non so
se parliamo, tentiamo di parlare di storia. Io chissà perché poi mi immaginavo un discorso più vicino ai fondamenti cristiani, diciamo così. Mi immaginavo un luogo dove anche il relatore, invece vedo che insomma, qua non, noi ci comportiamo come se, no? In qualche modo non esistesse Gesù Cristo, lo Spirito Santo, insomma, l'amore appunto tra gli sposi, l'agape, cioè tutte cose, diciamo, lasciami il futuro, che non esistono. Quindi parliamo, diciamo, facciamo finta che facciamo un discorso più sociostorico. Allora, mi verrebbe da dire che le condizioni materiali, no, in cui in tutti questi secoli e anche adesso in Occidente le persone hanno vissuto sono state molto importanti, no, nel determinare. Io sono un po' materialista, non lo nascondo, no? Al di là delle, diciamo, dei principi e dei valori, insomma, difesi o espressi, poi spesso le condizioni di vita concrete delle persone dipendono dalle loro situazioni socio, diciamo, quindi il lavoro, la classe di appartenenza, eccetera. Questo nella storia della famiglia è stato anche molto rilevante. E per esempio in Occidente c'è tutta una parte che potremmo chiamare di non famiglie. La mia esperienza professionale mi ha portato, ad esempio, io ho fatto l'editore per un po' di decenni, a leggere delle cose che parlavano di quanti, ma voi vi ricorderete ancora, quelli della mia generazione si ricordano benissimo gli orfanelli. Cioè noi avevamo in Occidente una quantità sterminata di persone che erano senza famiglia. E quindi i modelli, diciamo, che venivano portati lasciavano poi tutta una serie di persone che dovevano trovare ospitalità in istituti, no? Perché per una serie di circostanze. Oppure c'erano delle persone, di solito madri, no? Che si facevano carico dell'educare e sostentare i figli avuti da uno o più padri, no? Ma semplicemente perché i padri non esistevano. Quindi il modello, diciamo, di cui si parla, io, diciamo, sintetizzo, cioè il primo punto che vorrei dire è che è un modello comunque che non è certamente stato applicato all'universalità delle condizioni o dei tempi nei secoli passati, diciamo, in Europa, no? Ma ha riguardato una parte minore della popolazione. Lasciamo stare poi se la famiglia fosse allargata, fosse nucleare, eccetera, questo non lo so. Quindi questo è il primo discorso. L'altra cosa è che forse è il caso di parlare, appunto, dato che la famiglia, almeno quella del matrimonio come l'abbiamo concepito finora, è fatta di un uomo e di una donna. Ecco, allora c'erano i padri e le madri, no? nella famiglia, e i cambiamenti che ci sono stati, queste lettere parlavano di cambiamenti molto rapidi, no? Allora mi pare che ci sia una parte, tu hai parlato di 250 anni ed effettivamente da almeno 250-300 anni un po' di cambiamenti hanno cominciato a esserci, quindi non è proprio così rapido. Però da noi il nuovo codice è del 75, quindi stiamo parlando di una riforma del diritto di famiglia in Italia, cioè in Italia che è di 40 anni fa. Allora, noi abbiamo avuto un fenomeno che io aggiungerei nella descrizione, che è stato chiamiamolo il movimento delle donne, e il movimento operaio, insomma, queste due cose mi sembra che abbiano introdotto nelle società dell'Europa occidentale e anche in Italia una serie di complicazioni, no? Rispetto alla questione della famiglia e al modo in cui la famiglia è stata concepita. Quindi in questa vicenda dello sviluppo della non gerarchia, diciamo, dell'uguaglianza dei coniugi, che non era neanche prevista prima del 1975, no? Non era
Costituzione, perché si diceva che il marito è il capo della famiglia, sì. Decide il presidente. Infatti, scusa se ti interrompo, stai, no, finisci qui dopo, vi racconto un piccolo episodio che, no, stai, finisci, a proposito di questo proprio, no? Alcuni miei amici mi hanno detto sposaci tu, va bene, d'accordo, andiamo in una cappella di campagna particolare, beghe con poco il parroco che non volevo concedere il permesso perché si fa in parroco, risolverate queste questioni, si fa finalmente questo matrimonio in campagna. Io arrivo prima e vado nel retro altare di questa cosa, dico, e vedo delle carte glorie, no? Carte glorie, no? Cioè di queste quadri che tenevano dentro dei testi, che si mettevano sull'altare prima del concilio. No? Qui c'era tra l'altro, poniamo, il prologo di Giovanni, poi c'era le preghiere all'ingresso della messa, il lavabo, preghiere in latino, eccetera. E tra queste carte glorie c'era anche, perché era ad uso, si vede nel matrimonio, c'era anche la lettura del codice civile, però non riformato. Allora questi miei amici si erano preparato tutta una grande festa collettiva per questo matrimonio. Alla fine della messa, come faccio sempre, e lo faccio con convinzione, che adesso sentite, io vi leggo il codice del diritto civile, perché il matrimonio che voi celebrate in chiesa ha anche valore civile, e poi sono è vero, tra i più belli i codici sul matrimonio che esistono al mondo, eccetera, eccetera. Allora, il marito è il capo della famiglia. Tutta l'assemblea è lievitata subito. I soliti battute dei maschi che dicono quelli erano tempi e via discorrendo. Ecco, per dire che questo è sparito dal codice riformato. Che dal codice è sparito. Ma il codice formulava il marito è il capo, la moglie segue la condizione civile ovunque egli ritenga opportuno fissare la sua residenza. Tutte queste cose invece sono state radicalmente mutate. Sono ancora sposato con tutto il cerito, la prima volta. Ovviamente me lo ricordo anche perché me l'hanno detto, anche se poi la vita è stata differente. E quindi, ma ho già finito, era solo per dire che, come sempre quando si parla di modelli, poi no, bisogna vedere. Allora, effettivamente noi abbiamo negli ultimi decenni in questo paese accumulato una serie di cambiamenti e forse ci sono ancora delle forme, insomma, di tensione, no? Rispetto a mentalità, generazioni, non è tutto così semplice, io mi fermerei qua. Io sono consolata Galeani, lavoro al centro relazioni famiglie del comune. Allora c'erano due tre cose, tanto mi è piaciuto di anche il cognome così conoscono l'editore. Rosenberg, ecco. Di merito per servizio. Intanto mi è piaciuta tantissimo questa espressione, la famiglia work and vivo, questa, perché è proprio così, il dato reale oggi. Noi siamo un centro relazioni e famiglie, non più famiglia, perché gli stili di famiglia sono tanti e sono tutti validi, uno sono e un poco, per cui questo è importante. Poi mi è piaciuto molto questo confronto con l'Oriente, con questo tipo di mentalità diversa, perché in effetti non ci avevo mai pensato di questi due. Come dire, proprio due visioni completamente quasi opposte, direi, e pensavo a tutti gli immigrati che arrivano in Italia da là, che fatica fanno. Alcuni subiscono uno shock anafilattico. Un esempio molto semplice, stavamo cercando una badante per l'Iran, si è presentato un ragazzo filippino di 30 anni con la sua mamma e io ero molto perplessa se prenderlo o no, perché c'è uno di 30 anni che si presenta con la madre, deve essere un buon uomo, non so come dire, eccetera. E invece mio figlio, che è
perché è abituato a viaggiare, dice no, guarda che nelle Filippine è normale che un figlio dipenda a 30 anni ancora dalla mamma, sotto certi aspetti, almeno psicologici, per cui è normale che la mamma lo accompagni. In effetti se è la sua prima persona è con la sua responsabilità al di là della mamma. Però questo è un esempio concreto per dire come noi siamo abituati a viaggiare per le nostre. Rispetto a quello che c'era del discorso precedente della storia, io mi sto chiedendo se tante separazioni di oggi, questo più che dal modello di società, di cultura, di cui uno ha bisogno di realizzarsi, eccetera, e anche proprio dall'esempio di coppie e di famiglie in cui non si separavano, ma il dissenso dove c'era una grossa fatica a vivere insieme era palese, per cui noi della nostra generazione forse ci separiamo proprio per non far vivere ai nostri figli quelle tensioni che noi abbiamo vissuto prima in modo silenzioso. È una domanda, me lo chiedo, per cui bisogna un po' vedere anche questo, cioè non era più tutto quello che mi citava come non è tutto quello che mi cita oggi. Poi l'altra cosa in cui invece volevo dirti che sono rimasta un po' male sulla storia del cognome, no? Perché quando tu dici, non so, nei paesi russi si dice figlio di figlia, aggiungendo quel pezzettino di parola, il cognome è solo per via maschile. No, 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 in Russia anche per via femminile. No, dico qui in Italia, tu dici... Volevo dire che... non c'è la paragonia. Volevo dire che a significare l'importanza della relazione verso il padre, no? E la lingua slave hanno vic, ma anche per la donna ovna. Ovna. E questo è tipico delle lingue slave. Mentre, non so, poniamo le lingue semitiche, questo è fondamentale. La indicazione del lignaggio paterno è fondamentale per definire l'identità. Anche se leggete il Vangelo, no? Non è egli il figlio di? Però appunto da un punto di vista le mamme non sono considerate. Ho messo questo, poi si potrebbero trovare anche delle linee matriarcali nell'ambito, però rimarrebbe comunque sempre sotto forma gerarchica. Sì, certo. Rimarrebbe rimarcato i matriarcati nelle civiltà più recenti, che quelle che sono sostanzialmente storiche, da 5.000 anni più o meno venendo giù, da quando sono testimonianze più certe anche attraverso la scrittura, il matriarcato è decisamente minoritario dal punto di vista dell'ordine interno della famiglia rispetto al patriarcato. Se c'era ancora qualcun altro che voleva intervenire, poi facciamo rapidamente. Perdono. No, di pure. No, proprio rapidamente. Anche a me è interessato molto la premessa relativa alle due, diciamo, ai due modelli, no? E senza entrare nel titolo di merito per dire quale dei due abbia più valore, che sarebbe un modo sbagliato, però c'è, diciamo, il secondo sembra avere una sorta di responsabilità anche di esplorazione. Se noi pensiamo che la nostra cultura, la nostra civiltà è passata dal modello 1 al modello 2 e non possiamo negare che determinati valori che caratterizzano questo passaggio sono un patrimonio e una ricchezza, come dire, ormai condivisa, perché il concetto di parità o di indipendenza, anche di realizzazione della persona piena, sono dei valori riconosciuti, no? Dipende dalla declinazione, la stessa libertà, no? È un valore assoluto, è chiaro che poi si tratta di una questione di educazione alla libertà, o come io faccio, o come io la gestisco, no? Però se io penso nella forma di governo dell'uomo, chiaro che si passa dalla democrazia, non si può dire, si passa dalla monarchia, che illuminata magari anche un modello che funziona bene, ma non si può negare da un certo punto di vista che la democrazia ne sia un'evoluzione. E questo, adesso faccio una similitudine anche ardita, però che
mi sento intimamente di poter fare, anche nel rapporto, e riprendo un po' l'intervento che faceva la signora prima, nel rapporto dell'uomo con la religione, da un, nella nostra civiltà, da una visione più gerarchico, più quasi tra virgolette subita, di una situazione in cui la scelta è più ampia ed è legata alla libertà, non si può negare un valore, il valore della scelta e anche della consapevolezza con la quale io attuo certi comportamenti. No? Poi diciamo, nella generazione precedente c'era una fatica a vivere certe situazioni familiari, ma dal punto di vista formale si poteva immaginare che le cose andassero meglio. Non sto dicendo se andavano meglio o peggio, dico però che la possibilità adesso di scegliere e di autenticamente decidere se rimanere all'interno di, con maggiore libertà, la considero una ricchezza, perché considero che c'è un'evoluzione per l'uomo nel momento in cui lui può scegliere o può decidere senza condizionamenti. A quel punto deve stare attento lui non essere condizionato da una cultura consumista che gli fa, che lo rende schiavo da un altro punto di vista. Però se, e concludo, se questa è una civiltà che per dei versi è di frontiera, in questo momento si trova davanti a problemi alla quale per la prima volta l'uomo si trova davanti, sto semplificando in maniera anche molto rozza, il punto è quali sono gli strumenti con i quali io indago questa novità, cioè con i quali io interpreto questa realtà e questa libertà. Perché non posso negare che molti aspetti e molte conquiste che questa civiltà ha fatto sono delle conquiste per l'uomo, se correttamente interpretate. E allora un po' non è quello che mi aspetto, perché non mi aspetto da te soluzioni, però quello che mi piacerebbe che esplorassimo adesso è come questa civiltà deve attrezzarsi per fronteggiare queste sfide, visto che ha la responsabilità per prima di farlo. Volevo dire due parole a proposito della questione della dipendenza o dell'indipendenza, il primo punto. Mi sembra che la questione debba porsi in rapporto a fatti anche, come dire, di ordine biologico, di ordine oggettivo. Se io ho un bambino di 3 anni, evidentemente è un bambino dipendente. Per tutte le cose, dal bisogno materiale, quelli più ampi, di cultura, di socializzazione, così via. E questo vale non solo per tre, vale anche, è una differenza chiaramente che via via si evolve, ma che rispetto all'età comunque dipende, diciamo, definisce delle possibili dipendenze, maggiore o minore, ma oggettive, anche oggettive. E l'altra cosa che mi sembra di poter dire riguarda la, e questo l'ha accennato anche un interessante passaggio delle cose che abbiamo detto, la connessione tra questa concezione dell'indipendenza e diciamo il consumo. Evidentemente c'è una relazione, a me pare evidente, di evidenza solare, perché queste cose qua consentono, tu hai una famiglia che si separa e invece di una loggia ne hai due e di sedie ne avrai doppio, di tavoli, di frigoriferi, di vestiti, di così via, di impianti di riscaldamento, così via. C'è cioè una relazione stretta tra il consumismo e diciamo, l'indipendenza, la realizzazione individuale. Sono delle cose che forse oggi sono alla fine. Come è andata alla fine la concezione del progresso illimitato e del consumo illimitato, della crescita indefinita. Questa è chiaramente oggi una cosa che è finita sul piano della cultura, anche delle persone non necessariamente più attente. Mi sembra che possa esserci un fatto analogo anche in rapporto a ciò che è da intendere come libertà, indipendenza, famiglia. Beh, insomma, potrebbe essere considerato un momento di particolare rilievo il fatto che raramente nei discorsi che si fanno ci sono degli interventi che con i nervi scoperti come su questi argomenti.
Prima di procedere a tentare di raccogliere le cose che sono state stimolate e poi di tentare quello che è stato chiesto proprio anche in definitiva, implicitamente dagli altri, ma in definitiva dall'ultimo, penultimo intervento, vi faccio vedere questo che avevo sviluppato qui in un altro incontro precedente, avevo impostato in un modo completamente diverso, un altro incontro qui. Cosa c'è? Eccolo qua. E io sinceramente un po' che ci sto pensando, perché la volta scorsa le ho detto molto bello tutto questo, mi è piaciuto tantissimo, ma ho dei seri problemi dove collocarlo. A oggi ne ho ancora di più. Cioè, se l'ho dato che... Gesù Cristo. Allora vediamo un po'. Allora sì. La volta io avevo quasi intenzione di riprendere di nuovo quel discorso e poi ho detto no, tentiamo di uscire al largo, usciamo verso una terra che non conosciamo ancora e usciamo negli oceani che ci stanno tra un continente e l'altro, cerchiamo di valicarli sulla questione, cerchiamo di aprire breccia su altri continenti. La volta scorsa però vale la pena di richiamarlo. Meno male che c'è qualcosa che non funziona dal punto di vista tecnologico. Ma prima non c'era internet. Non c'era internet. Era andata via la linea internet. Poi anche in questo caso si è rodato Gesù. Qui allora presentato. Forse è troppo vicino. Questo. Avevo presentato la volta scorsa un manifesto che un gruppo solerte di gesuiti aveva elaborato all'inizio del secolo scorso con il titolo I doveri del buon cristiano. Questo era un taglio di questa grandezza, doveva essere inquadrato, affisso nella parete di casa, a indicare un punto di riferimento, e tutto l'insieme di questo testo che avevamo esaminato la volta scorsa era proprio consentiva di fare una riflessione interessantissima su ciò che è venuto fuori all'interno di almeno di un intervento, che cioè quel numero famoso 1 ci sta dentro noi, cioè sta dentro la nostra civiltà, sta semplicemente alle spalle. Ci sta alle spalle. E, cioè, le famiglie, si potrebbe dire, dei nostri nonni erano impostate così. Ma allora avevo voluto sottolineare il fatto che tutto il discorso sulla famiglia e anche sulla persona, ma in questo caso era la famiglia, era, come diceva qui, da praticarsi nelle cristiane famiglie da ognuno dei suoi membri a seconda delle obbligazioni del proprio Stato. Vedete, il linguaggio 1. È il linguaggio 1. Riassumendo in quale espressione? Che l'istituzione famiglia era all'insegna di una norma a cui obbedire. Quello che è racchiuso in una parola strepitosa, grandissima, che è dovere. Bene, il numero 2 ha giocato e sta giocando ancora, sia pure con delle problematiche che si stanno accentuando sempre più, gioca sull'altro binario. L'intera interpretazione del ognuno, proprio Stato, la famiglia, attraverso un'altra parola, che è diritti. Diritti. I doveri possono sottintendere una parola che può diventare più equivoca, autorità, oppure obbligo. I diritti possono intendere un'altra parola che a sua volta può essere più ambigua, pretesa. Io invece ho pensato di non seguire, di non prendere in mano di nuovo questo che avrebbe consentito di fare un discorso che partiva soltanto dal confronto col nostro passato. L'ho voluto porre in termini ampi, allargandolo sulla mappa del pianeta Terra. E dicendo, e come dicevo già allora, dico ancora oggi, che la civiltà cosiddetta dei doveri è maggioritaria nel mondo ancora, assolutamente. E per giunta si trova a dover fare i conti con la cosiddetta civiltà dei diritti,
in condizioni che stanno diventando, mi spiace questo di doverlo constatare quando l'ho constato, contenziosi e polemici, in difesa rispetto alla civiltà dei diritti e dei doveri, perché quella civiltà viene vista semplicemente nelle sue, diciamo, sfrangiature oppure nelle sue manifestazioni più sconcertanti, che sono quelle dell'individualismo, ad esempio, e della mancanza di punti di riferimento, e quindi quella che è la parola che si dice sempre così cara, Benedetto XVI, non lo sapete, nichilismo. La famosa parola nichilismo. Allora, vediamo un po' adesso se è possibile, invece di raccogliere l'animo di molti interventi che sono interventi nostri, no? Oltre al fatto che evidentemente in ciò che diceva prima appunto Rosenberg c'era la domanda che cerco di non affrontare, perché altrimenti sarebbe una domanda a suo modo degna di una serata: quali sono le condizioni che hanno consentito al tipo 1 di svilupparsi? Con un interrogativo però, che oggi abbiamo queste forme quasi discrasiche nel mondo, che altre parti del mondo hanno le medesime condizioni, stanno assumendole, ma non hanno sempre gli stessi sviluppi che hanno avuto nell'Occidente. Quindi l'Occidente si presenta con una sua particolare versione del tipo 1, che non è detto che sviluppandosi le condizioni economiche di altre parti del mondo abbiano gli stessi sviluppi che hanno nell'Occidente. Qui veniva fuori, ecco, introduco adesso l'accenno, veniva fuori quell'accenno che nel secondo gruppo di lettura che abbiamo fatto era adombrato dietro la parola del fatto che l'Occidente ha sviluppato il tipo 1 particolarmente con un distacco dalla matrice spirituale e religiosa. Mentre invece molte culture questo distacco non lo avvertono, pur adottando modalità del tipo 1. Cioè, la laicità come è vissuta dall'Occidente nel modello 1 non è comprensiva di come si sviluppa magari il modello 1 in altri tipi di civiltà. Ma questo vuol dire anche, questa è sempre secondo me una delle pagine più interessanti, quella di quelle che interessano di più a me, che il cristianesimo che si sviluppa nelle condizioni del modello 1 in Occidente, cioè in condizioni di laicità di questo tipo, è un particolare tipo di cristianesimo, che ha una sua dignità storica, che però non è il tipo di modello di cristianesimo che si sta sviluppando ora in altre parti del mondo. In parte ne abbiamo un po' un sentore nel nostro Papa, in parte, ma. Se dovesse venire un papa asiatico avremmo delle notevoli sorprese. Notevoli. Bene, allora adesso cerchiamo un po' di affrontare invece, per quel che si può, affrontare un tentativo di, chiamiamo così, di prospettiva. Beh, intanto io penso che guardiamoci sul modello 1. Io penso che alcune delle acquisizioni che il modello 1 sottolinea, forse in forma paradigmatica estrema in alcuni casi, oppure anche, diciamo, a volte anche addirittura confusa, oppure con perdita di orizzonte addirittura, alcune delle cose che sono nel modello 1, secondo me è possibile pensarle come proiettabili sull'intera umanità. Ad esempio, provo a dirne qualcuna, il valore dell'individuo è certamente un valore sottolineato, sotto forma magari qualche volta individualistica nel modello familiare, nei suoi esiti del modello familiare in Occidente, ma l'individuo, come è stato vissuto per la civiltà occidentale, che non ha equivalenti in altre epoche delle storie della civiltà dello stesso Occidente, questo individuo è un valore aggiunto e interessante. Soltanto che questo individuo deve in qualche modo adattarsi ad un livello di responsabilità che forse nello sviluppo che ha avuto in Occidente è venuto a mancare. O è meglio a rischio, oppure è sovrastato appunto dall'affermazione dell'individuo, anche all'interno della famiglia.
Io lo dovessi dire in termini brutali, usando la terminologia del modello 1, direi che l'Occidente non è più abituato a dipendere, mentre la gran parte delle cose più importanti della vita sono legate a capacità di dipendere. O se volete, la dico ancora con una parola più potente, è una disabitudine al bisogno. Disabitudine al bisogno. Ora, una parte notevolissima delle relazioni umane sono connotate dalla vergogna del bisogno. È tipica, è abbastanza tipica di alcuni aspetti dello sviluppo della civiltà occidentale. La vergogna del bisogno. Invece queste altre civiltà ci dicono che esiste una riserva di capacità di reggere il bisogno, di manifestarlo, di comunicarlo, di presupporlo, che a cui forse noi siamo, in una condizione di particolare situazione della nostra civiltà, siamo diventati disusi a convivere con le dimensioni del bisogno dell'esistenza, della dipendenza e via discorrendo, che non fa perdere la dignità della persona, ma non la esclude dall'orizzonte. Io la definirei così: il bisogno e la dipendenza, che non escludono la dignità della persona, che non sottintendono l'abolizione della dignità della persona, possono essere vissuti con dignità, ma è pericoloso che vengano escluse dall'orizzonte. Io direi questo: l'educazione che a volte si esercita nell'uomo occidentale è la disabitudine al bisogno e alla dipendenza. E questo è un limite. Una notevole parte delle relazioni che si instaurano nella famiglia sono legate a queste due categorie. Non solo, ma uno può notare, ad esempio, come veniva sollevato, con 1 o 3 anni per forza che dipende, ma il problema tipico che capita nelle nostre relazioni qui in questa parte del mondo, che anche quando tu sei dipendente, perché tu vivi questo con una pretesa. La vivi in pretesa, la dipendenza, come se tu non dovessi dipendere. E, ma io direi, dico proprio quella parola che può essere addirittura urtante, ma che almeno a me in tantissime situazioni delle relazioni familiari e dintorni risulta così evidente alcune volte: la vergogna dell'aver bisogno. L'autosufficienza fasulla e totale dell'individuo che si è venuto maturando nell'Occidente costa cara al mondo, Poi un'altra delle dimensioni che io proporrei, la definirei questa, sì, allora a volte come credente, ma che riflette anche sul credere, non semplicemente perché credo dico, ma riflettendo sul credere rispetto a questi tipi di problemi, certamente la fede abitua ad una dimensione di cui non vergognarsi, che è il servizio. E la relazione familiare in questo tipo di civiltà non è bello, consentitemi di fare di nuovo questo esempio, se no attorno alla mensa, perché lì poi si vedono tante cose. Non è bello vedere che le persone sin da piccoli sono continuamente servite, ma non servono loro. È vergognoso questo, sapete, alcune volte. E sapeste come si sta male una persona che viene da altre culture quando vede che un genitore è sempre lì che si cura, e ci sono delle ragazze e dei ragazzi che non fanno niente tutto il tempo. E magari si vantano di non fare niente. Entrando più decisamente nell'ambito religioso, oltre alla dimensione del servizio, che è una, diciamo così, una delle grandi dimensioni di cui la famiglia ha assolutamente, è il luogo assolutamente in cui ciò viene esercitato sin da principio, e quello che io definirei, nella condizione data del modello 1, definirei il matrimonio come beatitudine, non come presupposto naturale semplicemente. Che cosa vuol dire?
concezione del matrimonio come nelle condizioni date dell'Occidente è una meta alta, perché presuppone degli individui che hanno una marcata individuazione, che hanno addirittura l'esigenza dell'uguaglianza, che richiede molto più capacità di adattamento che non la sudditanza. L'uguaglianza richiede una forza di attracco tra le due individualità molto più complessa che non quella della sudditanza. Richiede che io devo adattarmi molto di più. E questo, contrariamente a quanto si pensa, non è un'affermazione solo della propria identità e della propria valenza come individuo, ma è anche la capacità di accettare un'altra identità molto più impegnativa che in altri tipi di impostazione della vita matrimoniale. Pertanto è inutile dire che l'uguaglianza dell'Occidente richiede molto più sacrificio che non la sudditanza. Maturità e sacrificio, capacità di sacrificio. Allora qui si tocca un altro tasto, e cioè le condizioni che possono avere favorito il modello di tipo 1 dell'Occidente. Questa è un'osservazione di carattere più generale, stando all'Occidente, in cui interviene poi il concetto di beatitudine. Il modello è un modello molto esigente che è in contrasto con una logica, diciamo, della via facile che viene dettata dal consumismo. Quindi tutto ti è in qualche misura disponibile, mentre invece questo richiede un'enorme capacità di sapersi sacrificare e di sapere in qualche modo rinunciare. Non puoi prendere tutto continuamente, ma devi saper rinunciare. Paradossalmente direi che il modello di tipo 1 è un modello che deve, perché funzioni in un modo, diciamo, spiritualmente, eticamente alto, è un modello che richiede una capacità di sacrificio molto maggiore che non quella del modello A. Ma una disabitudine a scegliere e a sacrificarsi in qualche modo, quale poi può essere agevolata da una civiltà che è della disponibilità totale e continua di ogni cosa, o di un'educazione ad avere una disponibilità totale e continua, non mai rinunciando a nulla, ma avendo sempre tutto e aggiungendo sempre qualcosa, predispone al fallimento del modello 1. Paradossalmente, la civiltà della sovrabbondanza deve abituare di più che in quella precedente alla rinuncia. Ho dato l'idea? Per questo io la definirei in termini di beatitudine. Beati quelli che la scelgono in quel modo. Perché se non la scelgono in quel modo, saranno scelti dalla civiltà del consumo. Quindi il matrimonio sarà oggetto di consumo. Non so se vi ho dato l'idea. Wow! Mamma che roba! Grazie, finito. Ma io direi che ce n'è abbastanza, come dose mi pare per stasera è sufficiente. Piuttosto sarei molto lieto se potessimo ancora fermarci un momento a scambiarci tra di noi. Io vi ho detto il fine ultimo di tutto il discorso, un po', ve l'ho detto in termini anche, se volete, concentrati su noi qui in Occidente. Inutile dirvi che se concepita nel modo non dissolutivo, come viene percepita, ripeto, polemicamente, oggi nel mondo occidentale, la civiltà occidentale, se non viene concepita in termini dissolutivi, ma in termini di propositivi alti, questa civiltà esercita indubbiamente un enorme fascino nel mondo. Ma vi devo anche dire, e questo lo constato continuamente, che è anche alcune volte odiata e maledetta. In che senso? Perché viene vista nel suo volto disfatto, non nel suo volto propositivo. Ripeto, mi dispiace di doverlo dire, l'ISIS ci gioca. Mi dispiace di dover dire questa cosa oggi, in questo contesto. L'ISIS ci gioca.
È errato il pensare che l'ISIS sia solo una forma truculente, violenta e crudele di esercizio dell'Islam, è anche una forma ideologicamente totalizzante e propositiva feroce, che si serve anche degli elementi dubitabili e contestabili dell'Occidente per combattere contro l'Occidente. La guerra è dichiarata, non è che si parla, c'è la guerra è dichiarata da loro a questo Occidente che viene letto nella parte disfacente di se stesso. E oserei dire anche di più, toccando ancora rapidamente il tasto dell'ISIS, perché c'è quello che bolle in pentola evidentemente, che affiliati all'ISIS tendenzialmente ci sono molti che nell'Occidente odiano l'Occidente. Come nell'Occidente? Odiano l'Occidente, senza bisogno di andare in Medio Oriente. Senza bisogno di andare in Medio Oriente, anche se restano qui. Va bene, adesso vogliamo scambiarci di nuovo qualche... Chiudo magari la diretta, se così è più... Non ho capito. Chiudo magari la diretta, così è più familiare, si può parlare tranquillamente. Oh, direi proprio di sì, sì. Allora, vogliamo ancora fermarci un momento in uno scambio, perché sono cose queste che ci toccano molto, molto da vicino, per Bacco. Così ci imparano le mie. Sì. Io sono già una più qualche problema, forse sono ancora legata un po' a un'idea di famiglia che ho vissuto abbastanza tradizionale. Tra i problemi che ha la famiglia modello 1 occidentale, credo che una delle cose più scudenti sia tante volte la sofferenza che il fatto che in Occidente ormai ci sia più di un modello di famiglia, che spesso questi modelli alternativi a quella tradizionale siano a tempo, il problema del tempo, quanto deve durare a questo modello futuro della famiglia occidentale, una roba che deve durare sempre o è a termine? Trovo che quando una seconda famiglia si avvicenda a una prima, le vere vittime sono i figli, no? I dilemmi che si creano e la competizione che si crea, ad esempio, nei figli, nei primi figli rispetto ai secondi figli, ciascuno ha i suoi diritti e purtroppo sono diritti che possono essere conflittuali. Mi sono scoperta più di una volta a dire una cosa che forse per ignoranza o scarsa modernità credo profondamente, davanti a tutte le volte che in qualche modo c'è il problema della separazione dei figli. Io sono convinta, temo a 50 anni, che la vera indissolubilità del matrimonio siano i figli. Perché finché due persone sono adulte, si vogliono bene, uno si vuole più bene, si lasciano, forse il problema sarebbe molto relativo. Siamo adulti, siamo capaci di gestire il nostro equilibrio, le nostre emozioni, eccetera. Il problema è poi la sofferenza che la famiglia moderna infligge ai figli quando se ne decreta il termine, e fosse ancora così, per certi versi i genitori continuano a fare genitori, testimoniare del loro amore nei confronti dei figli, tutto sommato i figli non vanno in conto come si trova. Il problema è quando si fanno altri figli che fatalmente rivendicano diritti che anche i primi verrebbero per sé. E quindi ecco, domandiamoci se siamo capaci di produrre un modello futuro, perché non si può mai tornare indietro, si può solo sempre andare avanti. Dal modello 2 siamo passati all'1 e adesso dobbiamo inventare una roba che è ancora più bella di questa roba che evidentemente non funziona, no? O che comunque è capace di creare delle sofferenze infinite, proprio all'interno della famiglia che dovrebbe essere il luogo della felicità, dell'amore. E domandiamoci, ma se deve essere a tempo? Poi le famiglie sono a tempo, perché uno arriva da una famiglia di origine che poi a un certo punto fa la sua, quindi
Fiorino cessa, no, di essere predominante, perché giustamente c'è il diritto del mezzo. Ecco, questa è una domanda. Un'altra domanda che mi viene spontanea quando vedo, io non ci ho provato, quindi fa bene in parte, non mi sono sposata, quindi non posso testimoniare in realtà. Ma vedo intorno a me, la mia famiglia stessa, quindi, ecco, se dobbiamo inventare un nuovo modello, il tempo, cioè, se questo deve essere. Perché di fatto trovo che anche in questi nuovi modelli, no, ci può essere un genitore solo, tipo c'è un figlio amatissimo, eccetera. Sì, però quel genitore lì, se poi è sano di mente, sta bene, che è uno splendido genitore, che va bene. Ma se no non avrà mai un contraddittorio sul modello educativo. E secondo me l'assenza di un contraddittorio è una roba che mi ha... alla base dell'esperienza, ma addirittura se è vero è molto giusto, come dice lei, che di fatto era, quando ha spiegato i modelli, di fatto era un modello della democrazia sociale rispetto al regime, se si vuole, dal re all'autoritarismo, no? Se non siamo democratici, la base della democrazia è soprattutto che pace, il contraddittorio. In una famiglia dove c'è un solo genitore che allena il figlio, contraddittorio sull'adulto, perché sul figlio, certo, perché alla fine noi siamo così democratici che stiamo ascoltare come vuole il figlio, eccetera. Ma il problema è che il contraddittorio non c'è, perché non c'è un adulto che si contrappone a te. No, è interessante il fatto che sia venuto fuori il discorso dei figli, che peraltro è stato richiesto, no? Io... certo, è vero. Cosa non ho capito? Certo, anche nei vedi. Ah, certo. Io ho capito che con i bambini. Certo, è vero. Ma comunque, dunque, perché vengono fuori molte, evidentemente, nella complessità del reale, vengono fuori... Però ripeto, io ho l'impressione che, non l'impressione, ma ho la speranza che cresca l'attenzione sulla famiglia, nel nostro tipo di civiltà, cioè la portata di civiltà che ha la famiglia. Questa è una cosa che ritengo, vedo spesso sottovalutata. Mentre a livello dei discorsi magari personali si vedono grandi problemi, ciò che a volte non si coglie è che si gioca grosso proprio nella famiglia, ma proprio grosso per l'intera società, cioè non è che sia un discorso semplicemente guarda cosa capita oggi, qui, là, su. Allora, del discorso che diceva, il fatto riguardo alla ma una separazione, se resta un coniuge, eccetera. Sarebbe interessante notare, o il modello di famiglia quanto dura, notare un modello che io non ho citato, che fu valido in qualche misura, in modo eclatante nel Medioevo, pensa tu, ed nell'induismo è un modello ideale, che non viene perseguito che da pochissimi. Come consiste in questo? Gli stadi della vita sono quattro. Il primo si cresce, si studia, si cresce. Secondo, famiglia, si fanno figli, politica, economia. Terzo, ci si mette d'accordo, marito e moglie, ci si lascia e si comincia a meditare sul senso finale della vita. È lo stadio della foresta. Quarto, lo stato del sannyasi, del santone. Beh, ci sono molti parassiti che gironzolano in India che sono tutt'altro che questo, ma quelli che lo sono seriamente, la gente in genere li conosce, sono persone che hanno ormai preso il distacco da ogni legame transitorio, perché vivono della percezione di ciò che è transitorio per percepire ciò che è assoluto, ciò che invece non è transitorio. E quindi vanno all'addiaccio, liberi, così, senza curarsi di niente, e la gente li sostiene, li sostenta, eccetera. Perché ormai non fanno più parte di questa vita. Okay?
ecco un esempio in cui c'è una relativizzazione costruttiva della famiglia. Nel Medioevo capitava la stessa cosa, quando i figli erano sistemati, erano messi a posto, così i genitori si mettevano d'accordo, qualcuno si metteva d'accordo, tu vai in un convento, io vado in un altro convento, un monastero, eccetera, per accordo. A sottolineare che non era l'ultima parola nella famiglia, era una costruzione di legami che ne predisponeva altri più profondi. Il nostro tipo di discorso invece verte su un'altra direzione, cioè per un punto nodale è che può esserci una disabitudine a reggere la famiglia, per cui lo svincolarsi è una, diciamo così, un'affermazione di, come dire, di incapacità o di non volontà, che comunque sovrasta e fa poi portare delle conseguenze per i soggetti che si separano. Prima veniva detto un collegamento anche consumistico, no? Cioè che in una società che come si suole dire abitualmente, come la nostra, la quale può trarre addirittura vantaggio da una parcellizzazione del matrimonio, di ciascuno va per i fatti suoi, perché questo comporta un incremento dei consumi, veniva fatto osservare, un'osservazione che molti fanno, anche se preminentemente in questo è il fatto che la separazione può essere a sua volta una conseguenza del fatto che ti sei abituato ad una vita di consumo ma non di sacrificio. No? Buono. Una visione di della vita di tipo sovrabbondante, legata alla sovrabbondanza, laddove invece bisogna restringere gli orizzonti per dedizione o per sacrificio, può spaventare. Tant'è che io penso che uno dei fenomeni oggi più diciamo ambigui che stanno davanti a noi, quelli che spaventano appunto, la propositiva rinuncia del matrimonio, cioè proposta come orizzonte di validità, cioè è meglio non avere a che fare con ciò. O, come sottospecie, tornando al discorso dei figli, meglio non averne. Questa cosa è un chi va là, io penso, all'interno del modo con cui ci si prepara, si è, anche rispetto al matrimonio. Parlare di preparazione è troppo poco, secondo me chi si è, insomma, chi si è nel nostro tipo di mondo, affrontando il matrimonio o non affrontandolo, ma per dire che, contrariamente, io lo dico sotto forma quasi paradossale, contrariamente a quanto si pensa, la nostra civiltà richiede molto più sacrifici per essere dentro, che noi nel passato. Richiede molto più sacrificio, capacità di farsi qualcuno, che non nel passato, perché a te ciò che sovrasta è molto più potente, più sovrasta. Se non ti predisponi a contrasti, a sapere anche lottare, sarai schiacciato da forze più potenti di te che si tradurranno poi nel fatto che tu di fronte a qualcosa lo eviti, lo scarti un impegno, scarti una condizione che ti richiede di sapere rinunciare a ciò che tu per principio davi per scontato che non si dovesse rinunciare a niente. Dovessi dire una cosa che mi fa stare molto male, distinto, quando vado ad esempio in certi posti in cui vedo il modo con cui anche un bambino è sovraccaricato di cose, sin da piccolo. Come farà a scegliere questa persona quando non ha più possibilità di scegliere? Tutto gli viene scelto prima, gli è messo tutto a disposizione. Come farà a rinunciare? Come farà a rinunciare? Come farà ad essere abituato a non pretendere? A non pretendere? Boh. Rispetto a questa questione del consumismo,
economicamente non ce la fanno a separarsi. Le nostre mediatrici stanno insegnando alle coppie come dividersi i piani del frigorifero e quali giorni mangiare con i bambini, e non so, il papà mangia il giovedì, la mamma venerdì, perché non possono permettersi due case. Per cui siamo, cioè noi stiamo registrando questo, come cosa, non è un dato da... Certo. Uno, questa cosa qui. L'altra cosa invece rispetto al fatto che tu dici c'è più sacrificio, la nostra società richiede più sacrificio che nel passato. Secondo me non è tanto sacrificio, richiede molta più consapevolezza. Cioè, sapere scegliere. Cioè, una volta si poteva attraversare la vita senza essere tanto consapevoli. Oggi non essere consapevoli ti fa andare incontro a dei disastri proprio emotivi, psicologici, di scelte. Sì, nel senso che una cosa che veramente desta una grande sofferenza e dolore è vedere la sofferenza che ha una persona a non saper reggere certe situazioni. È una grande, cioè, non ce la faccio, cioè, come te lo dice in varie parole, no? In vario modo te lo può dire, ma quando tu constati che c'è qualcuno che denuncia una impotenza rispetto a certe situazioni, è una cosa, una sofferenza lancinante. Mica tanto scherzosamente il Manzoni diceva che chi il coraggio non ce l'ha non se lo può dare, ma chi la forza non ce l'ha non se la può dare, cioè, perché questo semmai rimanda all'indietro dove la costruzione di una persona non ha creato la capacità di scontrarsi con dei problemi e farsi una forza smussandoli, questa roba qua, eppure viene continuamente propiziata a noi l'idea secondo cui tutto è appetibile, è lì, devi aumentare sconsideratamente il tuo desiderio. Invece è una grande forma di educazione, secondo me, il controllo dei desideri, non l'abbandonarsi al desiderio, questa è la cifra del consumismo spirituale, abbandonarsi al desiderio, mentre invece il desiderio va contenuto, specialmente di fronte a una super affluent society, la società della sovrabbondanza. Sì? Questo mi pare di capire. Pardon. Perciò, scusate, io vedo alcuni ragazzi e ragazze che approdano adesso con la migrazione in circostanze tremende, no? Tremende. La prima percezione che io ho, queste sono persone molto più forti di quelli che li ospitano. Sono molto più... E qui nasce però un problema, che non li puoi tenere chiusi in gabbia a fare solo mettere a posto gli scaffali e fare delle bibite. Gente che ha avuto di fronte a sé il rischio anche della vita. Sono più forti stando in loro cultura. Sono più forti perché hanno avuto dei problemi con cui misurarsi. Ma se tu sottrai i problemi con cui misurarsi e ti metti semplicemente nella concessione continua, questa roba qua ti indebolisce in un modo folle rispetto a quelli che non gli costa niente fare un sacco di cose. Posso dire solo una parola che ha alzato la mano da un po' di tempo lì? Pardon. Sì. Io volevo solo chiedere una cosa, perché mi è chiaro il concetto e tutto quanto, però tornando a cosa ha detto prima la signora, alle separazioni, e la signora giustamente ha detto, anche quando una persona rimane vedova, e va bene, però io mi sto chiedendo nella mia testa, ma quando si parla di famiglia, per carità, ci sposiamo e creiamo la nostra famiglia, ma tutti noi abbiamo una famiglia d'origine, cioè la nostra famiglia d'origine in caso di necessità, ma neanche più quella esiste più, ammesso che esista, cioè voglio dire, a me è successo di rimanere giovane a vedo da 26 anni. Ma grazie a Dio avevo i miei genitori, cioè la mia famiglia d'origine e la sua famiglia d'origine, voglio dire. Ma in tutto questo
questo contesto si parla solo della famiglia nuova che si è venuta a creare e tutto il resto ce lo lasciamo alle spalle, o c'è ancora qualcosa di quel foglio che lei ci aveva dato? Cioè, io mi sto chiedendo questo, perché c'è la... Adesso naturalmente, inesorabilmente, noi facciamo i conti con quella che è poi la casistica che diviene attestata multipla e ci sono tantissime cose che bisogna tenere conto. Se riusciamo a mantenere le linee di tendenza di fondo entro cui ci muoviamo per un momento, io penserei che nel nostro tipo di impostazione, siccome si esalta moltissimo la scelta personale del partner, e della singola individualità, questa è una delle condizioni che rendono il rapporto con la famiglia di origine tendenzialmente più labile. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel nostro tipo di civiltà bisogna fare attenzione a non fare di questo una ragione per sciogliere legami che invece nel nostro tipo di mondo è il caso forse di riprendere in considerazione seria, mentre invece tendenzialmente si va verso ciò che di nuovo di scelta personale e quindi le famiglie amiche più che le famiglie da cui si proviene, le famiglie di scelta personale amiche. Sono dei tentativi questi che dicono come l'orientamento del nostro tipo di civiltà non deve essere accettato acriticamente, perché ci porta su binari che possono diventare, tra virgolette, a rischio di perdere dei legami profondi, magari anche instaurandone dei nuovi, ma che non giustificano sufficientemente il fatto che si crei un distacco generazionale così potente come stiamo perpetrando. E questo stiamo parlando della famiglia, ma potremmo parlare anche d'altro. E dico uno dei fattori di civiltà che rendono questo distacco a rischio, questo legame a rischio. Le nuove generazioni hanno più saperi che non quelle passate, quindi sono proiettate verso il futuro, non più verso il passato. Questo può far dimenticare il valore che hanno invece le cose che si tramandano, non quelle che ci stanno solo davanti, ma anche quelle che si tramandano. Sono tutte compensazioni e riequilibri delle cose che vanno di tanto in tanto rimessi a fuoco per non diventare in qualche modo vittime degli aspetti più problematici della civiltà in cui viviamo. La stessa cosa, però, stasera certamente non è stato toccato, ma varrebbe anche qualora io mi ponessi con un atteggiamento occhio critico rispetto al modello 1. Il discorso si farebbe anche in alcuni casi durissimo, qualora mi mettessi dentro il modello 1. Ma stando dentro il modello 2, diciamo così, ci sono dei rischi di perdite di legami che non debbono essere accettati così acriticamente, no? Perché sono delle perdite vere e proprie molto importanti. Direi tuttavia che uno degli aspetti positivi del nuovo tipo di famiglia che si crea con scelte personali è che questa famiglia costruisce molto più legami esterni di quelle del passato, no? Questo è certamente un esito, ad esempio, positivo, che la famiglia non è l'unico orizzonte, il parentado non è l'unico orizzonte sicuro di relazione. Questo si potrebbe dire, mi pare che sia un dato invece di rilevabile positivo. C'era qualcun altro che aveva alzato... No, era lei, scusi. Sì. No, pensavo, per quanto riguarda l'ISIS, che può intervenire nella nostra cultura. Mi piace questa parola soave, vuole intervenire, diciamo, nella, sì, nostra cultura. Ma, sì, ma che bella definizione, non l'avevo mai sentita così soave. Dunque, l'ISIS che vuole intervenire. Allora, dovrebbe rimanere nella loro, in quanto esistono le varie etnie e quindi le loro culture, allora si tengono la loro e non la nostra. Il rispetto per la loro e quindi per la nostra. Stop. Sì, questo è un auspicio che lei fa, però, le ripeto, però... Devono annullare gli altri, però, esiste l'uno, esiste l'altro. Questa cosa che lei dice è un discorso di saggezza sull'ISIS, che l'ISIS ha respinto sin dall'inizio. L'ISIS non accetta. Ma che vogliono liberare il mondo? No,
esistono le varie culture e quindi si rispettano. Quella è la risposta. Che sia la religione, che sia la risposta civile all'ISIS, la risposta etica all'ISIS. Ma l'ISIS è proprio questo che non accetta, cioè non accetta per principio il dialogo. No, perché altrimenti facciamo come ha detto il Gran Mufti dell'Egitto quando c'è stata questa. No, piano. Il Gran Mufti dell'ISIS, quando c'è stato il primo efferato video di quelle uccisioni macabre, credendo con buona intenzione di dare una risposta a questa cosa tremenda che c'era lì in televisione, disse loro, bisognerebbe fare a loro quello. Ho dato l'idea, non esci da quel piano lì. Non si consente. Non devi entrare nella logica che essendo essi efferati dobbiamo diventarlo noi. Stiano nella loro cultura, nella nostra. Se ci sono degli incontri, c'è un altro discorso. Sì. Cioè rispettando il paese. Ma lei mi parla come se io fossi uno dell'ISIS. Sì, ma ha ragione, ha perfettamente ragione. Quello che volevo dirle io però è che per capire l'ISIS è proprio questo che è fuori dalla loro logica. È terribile, ma è così. Cioè, se c'è una cosa che tu non puoi dire con l'ISIS, se c'è una parola che tu non puoi usare con l'ISIS, è dialogo. Dialogo. Ma non puoi dire. Non puoi usare quella parola. Quella parola non è usabile. È esclusa per principio. Non si dialoga con l'ISIS. Però pensavo che, tornando adesso al discorso delle famiglie, c'è anche però la tendenza, cioè il fatto che adesso generalmente i coniugi lavorano ambedue, no? Sono di nuovo inseriti. È un auspicio. Sì, un auspicio, sì. Ma comunque il ruolo di nuovo dei nonni, cioè il fatto, la famiglia d'origine sta abbastanza tornando in un ruolo per necessità, sì, cioè. All'interno comunque della famiglia, che poi la famiglia diciamo di cui parliamo mantiene le sue relazioni all'esterno ma lo stesso, però c'è un ruolo nuovo che forse una volta non c'era così tanto. Sì, comunque il rapporto bisogna anche dire, fare però qui una diciamo così una corretta distinzione. Il ruolo con la famiglia nella nel tipo 1 è un ruolo diciamo così in cui la famiglia di origine ha un peso sulla famiglia. Io non volevo fare un voglio dire. Intendevo solo. Quindi non è che si ritorni. Qui bisogna recuperare due cose messe insieme che sono allo stesso tempo il fatto che tu hai una dipendenza che è anche un rapporto. La dipendenza è anche un rapporto. Se tu hai bisogno, perché devi vergognarti che hai bisogno? Hai bisogno, ok? Se ci si vuol bene, bisogno non guasta, va bene? Allora, tu hai bisogno, però nello stesso tempo nel nuovo modello 1 dovrebbe essere recuperato il principio di autonomia. Il bisogno era dipendenza e basta, spesso, mentre invece nel tipo 1 c'è una dipendenza che mantiene una sua autonomia. Questo volevo dire. E questa è un'acquisizione certamente della famiglia del modello 1. Sì, appunto, perché lei diceva che i legami parentali sono durissimi. Si allentano i legami con la famiglia d'origine, però adesso stiamo assistendo a un fenomeno per cui in molti casi i legami, per necessità comunque, i legami con la famiglia d'origine, parlo qui della famiglia occidentale, si rinsaldano per necessità, perché magari i genitori sono assenti per tanti motivi, intervengono di nuovo. Ma dovrebbe essere anche un legame che si rinsalda dal punto di vista affettivo. Eh sì, direi che, quello dovrebbe che essere, spesso, non sempre così. No? Va bene. È un po' l'utilità che spinge. Sui legami con le famiglie di origine, io ho l'impressione che ci sia anche un certo consumismo, siano afflitti da un certo. Ti faccio un esempio. Qualche anno fa noi accudivamo un nipotino. Mi piace quell'accudire. Il venerdì. Dunque, scusa, il piemontese sarebbe più efficace. Sì.
il venerdì dalle 10 alle 14. Spesso lo portavo al giardino e 4-5 volte mi si avvicinò un altro nonno e mi disse: scusi, al mattino glielo portano o lo va a prendere lei? E a che ora? E io dicevo: no, guardi, io me ne interesso solo il venerdì. E questo, dalle 10, perché prima delle 10 noi non facciamo niente, per noi la mattina non esiste, quindi c'è una babysitter, io lo vado a prendere al piano di sopra alle 10. E li vedevo basiti. Questa era tutta gente che alle 6:30, alle 7 si cuccavano i nipoti e ci campavano tutta la settimana fino alle 7 di sera. E con un gusto narcisistico dicevo: sa, perché noi abbiamo già guastato una generazione, non vogliamo guastarne una seconda. E risolvevo così il mio problema educativo. Ma ho avuto proprio l'impressione che c'erano famiglie in cui le giovani generazioni stavano sfruttando i nonni, mettendoli anche in una situazione di forte disagio, sia fisico che educativo. In questo senso ho l'impressione che questo rapporto sia stato inficiato dal consumismo. No, lo no. Si utilizza. Questo affetto parentale a orario è un altro discorso. Buonanotte, ci salutiamo. Sì. Vai.